Matteo Fati, difensore dell'Amaro, a mio modo di vedere uno dei migliori dei suoi. Allora, Matteo, una prova più che dignitosa quella dell'Amaro. Sì, abbiamo provato a onorare il campionato fino alla fine, anche se per noi ormai era già finita, però ci sentivamo in dovere di farlo sia per il Cavazzo, sia per tutte le altre squadre, che comunque per la nostra società, che ci tengo a ringraziare tutti, da Vito a Roby, Spimpi, tutti quanti, Marsilio, Vidoni e tutti i ragazzi che comunque fino alla fine non hanno mai mollato e anche a giochi fatti. Abbiamo continuato ad allenarci, abbiamo continuato ad venire qua e mettere tutta la passione in campo. Ci abbiamo provato fino alla fine, la Folgore comunque è stata troppo forte. Facciamo anche i complimenti alla Folgore perché insomma sono arrivati a un Senz'altro, passo dal traguardo. una stagione veramente difficile da dimenticare, forse sotto certi Certo. aspetti. E niente, ripartirete dalla seconda con quale spirito? Beh, innanzitutto era la stagione del centenario, vogliamo ripartire intanto dalla prossima settimana con una vittoria magari nel finale, che sarebbe la prima in casa, soprattutto quella. Quella ci terrei veramente tanto, penso che ci terremo tutti, anche per dare una prima impronta alla futura stagione. E ovviamente partiamo con quella di tornare subito su. Non so quali siano i piani della società, ma io non vedo l'ora di iniziare a battere tutti in seconda e non fare neanche una sconfitta. Dai, ci proviamo, beh. Secondo te, dove vanno ricercate le cause di questa stagione così, così sciagurata? Ma ovviamente bisogna anche fare i complimenti a chi arriva sopra, perché possiamo dire la sfiga, possiamo dire i 3.000 pali, incroci, gli infortuni, i rossi, un po' tutto. Però alla fine se gli altri giocano meglio non c'è niente da fare, anche questo è il bello del calcio alla fine, di tutti gli sport. Per quanto ti riguarda, sei soddisfatto, non dico della prova di oggi, ma dell'andamento generale della stagione? La stagione avrei voluto giocare qualche partita in più perché mi sono infortunato alla seconda di Coppa, quindi ho saltato tutto il giro d'andata. Il giro di ritorno avrei voluto dare quell'impronta un po' più, avrei voluto fare qualche cosa di più per la squadra, però purtroppo anch'io sono arrivato un po' fuori forma. Sono sicuro che prossimo anno ci rifaremo tutti, ripartiremo tutti meglio e spaccheremo, sono sicuro.